Il Cortinarius orellanus è conosciuto come il fungo di Lucrezia. Il suo effetto è micidiale. Uccide 25 giorni dopo l'assunzione. Il sublimato di arsenico, invece, ha un effetto molto più rapido e nella Roma rinascimentale era noto proprio come il veleno dei Borgia. Ma il preparato più potente rimaneva la cosiddetta cantarella, una polvere bianca molto simile allo zucchero, ottenuta dall'essiccazione di viscere suine cosparse di arsenico. La sua violenza tossica manda all'altro mondo in poche ore fra atroci tormenti. I Borgia erano originari di Jativa, vicino Valencia, una cittadina abitata da popolazioni di sangue misto catalano e arabo. Quando Alonso Borgia diventa papa con il nome di Callisto III, molti spagnoli si trasferiscono a Roma, nella zona di via Monserrato. Rodrigo, suo nipote, diventa il numero due del Vaticano e inizia a tramare per salire sul soglio di Pietro. La sua passione sono, però, le belle donne. Con una di queste, Vannozza Cattanei, mette al mondo quattro figli, tre maschi e una femmina, che battezzano Lucrezia. Lucrezia nasce a Subiaco in una famiglia importante. Il padre è il cardinale Rodrigo Borgia, la madre Vannozza Cattanei. Cresce a Roma in questo ambiente che la educa ad essere una principessa, una persona che dovrà gestire il potere. È quindi una donna colta, parlava con Erasmo da Rotterdam, ma nello stesso tempo è una donna raffinata, amante delle arti, della bella conversazione. È anche bella, forse non nei canoni che noi immaginiamo di una bellezza classica, ma aveva indubbiamente un fascino straordinario che la rendeva davvero la principessa di Roma. Per stringere i rapporti con il Ducato di Milano, Lucrezia, a soli 13 anni, sposa Giovanni Sforza. È già bellissima e indossa un abito costato 15.000 ducati. Quattro anni più tardi, sciolto il primo matrimonio, Alessandro VI la dà in sposa ad Alfonso d'Aragona per schierare il papato con il regno di Napoli. Il secondo marito finirà però ucciso nel letto di Lucrezia, dopo essere stato accoltellato dal fratello Cesare sulle scale di San Pietro. Infine, per proteggere la Romagna appena conquistata dal fratello, Lucrezia sposerà Alfonso d'Este in terze nozze. Il primo marito di Lucrezia, questo Giovanni Sforza, che sposa una Lucrezia giovanissima, tredicenne, e che è poi costretto a subire l'annullamento di questo matrimonio perché le alleanze politiche sono cambiate, i Borgia decidono di abbandonare gli Sforza per altri alleanze e nell'annullamento di questo matrimonio si parla che il matrimonio non è stato consumato perché Giovanni Sforza è impotente. Secondo Burcardo, il 31 ottobre 1501 Alessandro VI e Lucrezia organizzano una sorta di sabba satanico passato alla storia come il ballo delle castagne. Un'orgia ideata da Cesare Borgia, durante la quale prostitute nude danzano tra candelabri messi a terra e poi raccolgono con la bocca, strisciando, castagne sparpagliate sul pavimento. E non solo. Burcardo accusa Lucrezia di intrattenere rapporti carnali con il padre e con il fratello Cesare. L'infante Romano, il primo figlio di Lucrezia, sarebbe nato proprio da un incesto fraterno. E molti dei cruenti delitti di Cesare sarebbero dovuti alla gelosia per la sorella. I Borgia, visti dal Burcardo, sono certamente enfatizzati il negativo. Burcardo è un uomo bigotto, abituato anche a un ambiente che sarà poi l'ambiente della riforma protestante, e leggeva tutto quello che capiva o che a lui sembrava di capire dei cambiamenti voluti da Papa Borgia sempre in maniera negativa. Anche alcuni episodi molto boccacceschi, possiamo dire, sono letti da lui con una luce quasi da sabba delle streghe, ma tanti aspetti della relazione, ad esempio tra padre e figlia, sono stati in maniera piuttosto torbida enfatizzati dai detrattori dei Borgia. Questo pettegolezzo così atroce, così anche piccante, gira appunto in tutte le corti, alimentato anche dal fatto che il Papa aveva una giovanissima amante che era Giulia Farnese, coetanea peraltro di Lucrezia. Lucrezia non era quel demone che il Burcardo, che i pettegolezzi l'avevano descritta, perché una persona non può trasformarsi all'improvviso nella buona duchessa.
Lucrezia a Ferrara un comportamento esemplare, sia come madre dei molti figli avuti da Alfonso d'Este, sia come reggitrice delle sorti dello Stato ferrarese nelle lunghe assenze del marito. Anche corrispondenze amorose, di simpatia con il cognato o con Pietro Bembo, ma tutte nell'ambito di una estrema correttezza. È dunque una santa Lucrezia, continuiamo a dire che è una donna del suo tempo, una donna abituata a vivere nel mondo, negli intrighi della corte del Cinquecento, una donna capace di essere tra i grandi della storia.